Circa 3.000 persone in pieno centro a Foggia, in piazza Cavour, per la giornata nazionale degli sport paralimpici. Foggia per un giorno si è trasformata nella capitale italiana, in una delle 5 capitali italiane scelte per rappresentare appunto gli sport paralimpici. Sono arrivati ragazzi da tutta la regione, tante scuole di Foggia che hanno aderito a questa iniziativa che ha avuto un grandissimo successo. Con Mimmo Di Molfetta è stata una giornata comunque fantastica. Veramente bellissima, intanto il sole che ha scaldato questa manifestazione, ma non ce n'era bisogno, una manifestazione che grazie a Dio ha visto questi quasi 3.000 studenti confluire nella nostra città, confluire proprio perché poi c'è anche il simbolo della Fontana del Sele che raccoglie le acque, quindi sono arrivati da tutta la Puglia. Penso che sia stata veramente una bella giornata, una giornata dedicata all'inclusione poi, perché gli studenti disabili hanno partecipato con la loro classe li ha supportati e sono, i ragazzi sono stati loro tutor e questo penso che sia un segnale importante. È stata una bella manifestazione per Foggia, fra le 5 città d'Italia scelte per questa manifestazione. Ci scusiamo un po' anche con i cittadini foggiani perché abbiamo bloccato la città, però in realtà forse Foggia ha anche bisogno di questo, di vivere queste manifestazioni perché poi c'è tanta veramente cultura all'interno e tante persone che fanno tanto per la nostra città, quindi grazie a tutti. Vediamo un po' i numeri, cosa vi aspettavate e cosa c'è stato? Esattamente abbiamo 2.877 ragazzi che sono venuti a partecipare a questa manifestazione, sono venute da tutte le province della nostra regione, sono 48 le scuole che hanno partecipato complessivamente, fra tutte permettetemi di ringraziare chiaramente le scuole foggiane che sono state lo zoccolo duro di questa manifestazione con 1.560 alunni, di cui 1.000 solo dell'Enaudi, perché l'Enaudi ha fatto una scelta proprio oggi in questa giornata dedicando tutta la giornata, tutta la scuola qui e il Pascal che comunque ha avuto quasi 200 studenti all'interno della manifestazione. E poco importa se alla fine ne ha risentito il traffico cittadino, per questa giornata Foggia è salita alla ribalta nazionale per un evento positivo.